Buon pomeriggio a tutti, Stefano Milani al microfono, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia alle 15:05 qui a LS, lo spazio della società civile. Oggi parliamo di sport con i tradizionali mondiali antirazzisti, contrastare ogni forma di discriminazione attraverso la pratica sportiva. È questo lo scopo dei mondiali antirazzisti che fino al 5 luglio saranno protagonisti all'interno del parco di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Sono 19 anni che questa bella manifestazione accende i riflettori sul tema importante dell'integrazione dello sport che unisce. L'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che organizza l'evento, sta in queste ore organizzando gli ultimi dettagli e proprio il calcio d'inizio è previsto proprio in questo momento mentre vi stiamo parlando, con partite non stop, partite auto arbitrate, con squadre miste composte da migranti, tifosi, ragazzi e ragazzi di varie città italiane e non solo. Complessivamente sono oltre 200 le squadre che scenderanno in campo tra calcio, basket, pallavolo, rugby e tanti altri sport. Il messaggio di integrazione è dunque molto forte, fin troppo chiaro in un contesto come quello di oggi, il cui migrante è visto come un nemico da combattere piuttosto che una persona da accogliere. Lo sport in questo caso può giocare davvero un ruolo strategico di fortissimo impatto sociale. Dietro un pallone, infatti, il colore della pelle o il credo religioso si mescolano all'interno del gruppo e della squadra, anche se, bene sottolinearlo sempre, sono forti, specie in Italia, anche i momenti di discriminazione all'interno del rettangolo verde oppure nel contesto di un'altra qualsiasi attività sportiva. La cosiddetta cultura della tolleranza purtroppo ancora è lontana nel nostro paese. Ne parliamo oggi insieme a Carlo Balestri, che è l'organizzatore dei mondiali antirazzisti. Buon pomeriggio, Carlo. Buon pomeriggio. Allora, come dicevo prima durante la presentazione, in un paese in cui si parla di ruspe per distruggere oppure muri per dividere, come accade in molte parti d'Europa, voi invece da 19 anni con questa manifestazione in qualche modo costruite reti di condivisione e conoscenza attraverso lo sport. Sì, no, e le continuiamo a fare appunto perché per rispondere anche a chi attraverso l'emergenza e la paura vuole invece diffondere un sentimento di pregiudizio, vuole alzare i muri piuttosto che aprire le braccia per accogliere e per arricchirsi anche delle differenze. La nostra è una manifestazione che ha cercato sempre di mettere insieme i mondi più variegati e più lontani tra di loro, per rendendo flessibili delle regole del gioco, per favorire appunto una sorta di laboratorio multiculturale. Noi ci siamo in questi 19 anni riusciti, il nostro compito non è finito perché purtroppo i pregiudizi continuano a essere ben radicati nel nostro territorio e c'è qualche politico che ne approfitta anche per farsi la campagna elettorale sulla paura, e per cui saremo e continueremo a essere le sentinelle del passato. Abbiamo un problema al telefono, adesso proveremo a ricontattare Carlo Balestri, l'organizzatore dei mondiali antirazzisti, che ci stava appunto dicendo. Ecco, lo riabbiamo al telefono, ci senti, Balestri? Perfetto, perfetto. Sì, mi sento. Ok. Io ho continuato a parlare. No, ma è caduta la linea proprio alla fine del tuo discorso. Quello che ti volevo chiedere, anche, come ho detto prima, lo sport è sempre stato una bellissima metafora, no, anche di questo processo di integrazione e di accoglienza, anche se a volte lo sport può essere non solo una bella metafora ma anche un ossimoro, visto che se in campo il nero italiano gioca ad esempio insieme all'algerino naturalizzato russo, sugli spalti invece questa cultura, almeno in Italia, non è stata ancora colta. E come si può intervenire lì? Basta chiudere una curva, sospendere una partita ai primi burrazzisti, oppure serve dell'altro, secondo ovviamente il vostro osservatorio? Secondo il nostro osservatorio serve dell'altro e molto altro, perché per i comportamenti intolleranti e scorretti di una parte dei tifosi in alcune curve italiane, poi la linea che si è seguita è stata quella sul
della repressione o di una prevenzione che partita dal concetto del controllo della criminalizzazione dell'intero tipo organizzato, ecco, forse il limite è stato quello di non pensare a un'opera anche, un progetto di carattere sociale che a coinvolgere direttamente dal basso, perché i tifosi, vari tipi di tifosi, nell'apertura, non nella chiusura, in un tentativo di dialogo sociale, in una parte anche un po' più educativa. Noi con i mondiali questo l'abbiamo fatto, abbiamo messo insieme moltissimi, per esempio, gruppi di tifosi di curva, perché i gruppi ultras, che sulla base del valore dell'antirazzismo e sulla base del valore anche del fair play, perché del mettere da parte anche ogni tipo di rivalità sportiva per dei fini più alti e più nobili, sono qua fianco a fianco, lavorano qua fianco a fianco, giocano non contro ma insieme ad altre squadre e riportano a casa questa esperienza e cambiano i loro comportamenti di conseguenza, per cui vuol dire che questo lavoro non solo è possibile ma auspicabile. Purtroppo i provvedimenti a livello legislativo, così come vengono delegati solo ed esclusivamente alla parte dell'ordine pubblico, credo che non usciremo mai da questa situazione. Quindi è un problema, lo diciamo sempre, anche molto culturale, no? Andrebbe in qualche modo prevenuto proprio con una cultura sana dello sport. Andrebbe prevenuto con una cultura sana dello sport, e pensa che i luoghi di aggregazione, che sono le curve degli stadi, o comunque gli stadi, dove ci sono persone, relazioni, andrebbe prevenuto facendo anche da facilitatore per cambiare pian piano i comportamenti, però non imponendoli, ma quasi cercando man mano il lavoro, insomma, mi viene da dire dal basso, di cambiamento della mentalità. Il lavoro dal basso che fa ovviamente anche la UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che ogni giorno in qualche modo pratica lo sport non solo come sana attività fisica, come giusto che sia, ma soprattutto come valore, no? Direi, appunto, dicevamo, culturale, a spiegare in qualche modo quello che è il valore dello sport. Ecco, in questo momento non è difficile, con un contesto, abbiamo parlato di quello che succede appunto con i migranti, con chi arriva, quindi con l'accoglienza, che nel nostro paese è una parola che rimane ancora molto molto vuota, quasi un tabù, oppure, parlando sempre di sport, a spiegare ai tanti giovani che, ad esempio, faccio un esempio per tutti, quello che ha fatto il presidente del Catania Pulvirenti, che lo ricordiamo in carcere per aversi comprato 4-5 partite, è un'altra cosa e non c'entra nulla con lo sport. Un'associazione come la vostra, di base, che in qualche modo entra molto nelle scuole, come fa a far capire ai giovani che si affacciano allo sport qual è quello sano e quello no? Difficili valori, comunque noi facciamo andando nei confini, nelle periferie, organizzando delle manifestazioni come il Mondiale Antirazzisti, lo facciamo dialogando, come succede domani sera, con quella che pensiamo sia la parte sana del calcio. Domani sera noi quest'anno abbiamo fatto una patria con l'Associazione Italiana Calciatori e con la nostra ospite Damiano Tommaso, sì, che per di ieri. Cercheremo con loro di capire anche un po' cosa diamo fare un calcio a questo calcio, no? Questa è l'iniziativa, sì, a cui ti riferisci. Sì. Cercheremo anche con loro come fare per ridare credibilità a questo calcio, che di credibilità non ne ha più. Come rendere questo calcio di nuovo onesto e pulito, e un calcio, insomma, a cui tutti possono aspirare come anche una sorta di modello di riferimento. L'esempio è anche qua, il Mondiale Antirazzisti, non c'è doping, non ci sono partite truccate, il calcio è ritorna ad essere un momento di gioco. In teoria la federazione gioco calcio è nata anche con quel tipo di spirito ai tempi che furono. Assolutamente. Noi lo facciamo così. Diamo degli esempi, cerchiamo anche con delle riflessioni, con degli incontri dibattiti per il momento di domani sera, di dare e segnare delle vie, insomma. Assolutamente. Allora, prima dicevo che proprio in questo momento mi pare che ci sia stato il calcio d'inizio, alle 15 era previsto. Raccontaci un po' anche in diretta, visto che tu sei proprio lì sul campo, cosa sta accadendo. Io sono spostato un po' più lateralmente, perché sì, sennò non riuscivo a fare l'intervista con voi, perché il caos è. In questo momento sta arrivando un po' il mondo, ci sono le squadre un po' in ritardo che si stanno affrettando per andare
sui campi da calcio, c'è un'atmosfera bellissima perché è piena di colori e così via. Noi tra parentesi oggi abbiamo anche 450 bambini dei centri estivi che stanno tutti vestiti con la magliettina più gialla, e per cui in questo momento stanno il via, sì, c'è stato il brindisi in questo momento sui campi, perché il momento introduttivo con il brindisi, faremo fare il calcio d'inizio poi simbolico da Gaia, una ragazza dell'associazione Via Andando che sta raccogliendo 20.000 km in bicicletta portando le petizioni in tutte le città d'Italia per arrivare a chiedere comunque il cambiamento della logica europea delle frontiere chiuse rispetto all'accoglienza dei richiedenti asilo dei rifugiati. E questo è il nostro calcio d'inizio. In questo momento è una macchia di colore stupenda sui campi da calcio, perché sono tutte raggruppate davanti al tabellone delle partite le varie squadre. Le varie squadre. Domani poi anche scenderanno in campo anche formazioni storiche che questi 19 anni hanno dato un contributo importante a questi mondiali antirazzisti, ad esempio l'Ultras Marsiglia, che è un gruppo proprio storico presente un po' da sempre in questi mondiali, e il GUS Macerata con i ragazzi rifugiati richiedenti asilo, gli Avvocati di Strada contro il Centro Sociale Epinè, Liberi Nantes di Roma, insomma queste sono, no, le squadre che partecipano. Sì, insieme alle altre 160, certo, che di spazio non hai giustamente nominato, però sì, queste sono alcune delle squadre anche più rappresentative, ce ne sono mille altre. Adesso mentre parlavi sono proprio passato di fronte ai ragazzi del GUS Macerata, sì, e è vero, cioè nel senso che ci sono molte realtà che tornano, magari cambiano le persone all'interno delle squadre, ma tornano alla realtà perché ormai si è formato e radicato un legame così forte appunto con il mondo antirazzista, un legame che si consolida poi nella loro opera giornaliera sul territorio, dove spesso organizzano nel loro piccolo delle manifestazioni simili, insomma, perché ricopiano il format del mondiale. Certo. Per cui insomma i mondiali sono la sintesi di lavoro svolto durante tutto l'anno, e sono anche, come dire, il momento quasi educativo per far sì che le nuove squadre, le nuove generazioni, ritornando sul loro territorio durante l'anno, che passa da un'edizione del mondiale all'altro, siano pronte per, avendo imparato qua un modello insomma di laboratorio, per riportarlo anche sul loro territorio. Certo, e ovviamente esportarlo. Grande attenzione anche, abbiamo visto, al mondo dei fumetti e della musica. Ho visto con piacere che il manifesto di quest'anno è firmato da Zero Calcare. Sì, conferma. E quindi conferma che questo è stato un grande regalo, vuol dire che insomma nei mondi più diversi, insomma, abbiamo comunque dei sostenitori dei sostenitori attenti e bravi del mondiale. Quest'anno Zero Calcare ci ha voluto regalare il manifesto per il mondiale, ed è stato un grande regalo, devo dire, perché il manifesto è anche molto bello. Immagino, e consiglio appunto anche ai nostri radioascoltatori di andare sia sul sito della WISP ma anche sul sito ovviamente dei mondiali antirazzisti, www.mondialiantirazzisti.org, aggiornato con tutti gli appuntamenti, tutto il programma di questa bella manifestazione che durerà, lo ricordiamo, fino al 5 luglio. Io ringrazio molto Carlo Balestri, l'organizzatore, ovviamente un buon lavoro e buona iniziativa, buon divertimento. Va bene, grazie a voi, grazie a tutti, e ci vediamo ai mondiali. Allora, mondiali antirazzisti al parco di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia a Modena, come abbiamo detto questa è la 19ª edizione, organizzati dall'Unione Italiana Sport per Tutti, dalla WISP, in collaborazione con l'associazione La Città degli Alberi, la Fondazione Matteo Bagnaresi, la Rete FER, che è proprio la rete contro il razzismo in tutta
in tutta Europa, c'è anche il sostegno istituzionale della Regione Emilia-Romagna, ovviamente del Comune di Castellafranco Emilia, e poi, come ci ha detto anche Balestri, quest'anno c'è anche il patrocinio dell'AIC, dell'Associazione Italiana Calciatori, ma anche del gruppo ERA e anche della CGL che promuove questa iniziativa. Adesso vediamo proprio in conclusione un piccolo video, un piccolo filmato proprio dei mondiali ed è un po' lo spirito di questi mondiali antirazzisti. Ascolteremo anche la voce del presidente della WISP, Vincenzo Manco. Ascoltiamo. Antirazzisti, una grande manifestazione internazionale organizzata dalla WISP con la partecipazione di gruppi sportivi che si sono organizzati attraverso i gruppi ultra delle società sportive di calcio italiane ed europee, ma che vede anche la partecipazione di associazioni del territorio, di tutto il territorio nazionale ed internazionale, con diciamo, lo sfondo della cultura, della promozione della cultura antirazzista. Nella 19ª edizione, che è quella di quest'anno, che si svolgerà a Castelfranco Emilia in provincia di Modena, prevista la partecipazione di 5.000 atleti con 170 squadre, 400 partite da svolgere in 24 campi che sono stati organizzati appunto in quel di Castelfranco. Prevista anche la partecipazione di 60 squadre che invece parteciperanno a tornei di basket, di pallavolo e di rugby. L'iniziativa quest'anno si svolgerà dal 1 al 5 di luglio ed oltre a iniziative di sport prevede anche iniziative di riflessione e di confronto sui temi dell'antirazzismo. Tra questi, il 3 di luglio, una tavola rotonda a cui parteciperà anche il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, quindi Damiano Tommasi e Renzo Olivieri, insieme all'europarlamentare Cecil Kienge e ad altri partecipanti. Vogliamo in questi 5 giorni di grande festa dello sport, dell'antirazzismo come segnale da lanciare a tutto lo sport internazionale, segnalare che la WISP, le ruspe, preferisce usarle per dare un calcio al razzismo, per dare un calcio ad ogni forma di discriminazione e non come alcuni partiti politici intendono dire ed usarle con pura propaganda ideologica. Questo è lo spirito che abbiamo ascoltato dal presidente della WISP Vincenzo Manco, lo spirito di questi mondiali antirazzisti. Le ruspe non servono per sgomberare, per distruggere muri, ma per costruire magari sulle macerie purtroppo che ci sono in questi periodi. Quindi l'appuntamento, lo ripetiamo, fino al 5 luglio per questi mondiali antirazzisti in corso, perché sono cominciati proprio da 20 minuti. Da quando abbiamo cominciato questa nostra trasmissione a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Noi ci fermiamo qui per oggi, sono le 15:24 minuti, come sempre vi ricordo che questa e tutte le puntate di LS le potete trovare sul nostro sito radioarticolo1.it. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. A domani con LS.